E bella tutti potete tornare e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Mr. Dylan e io sono qui in un nuovissimo video goliardico. Oggi ragazzi andremo a reagire alla parodia che è uscita 7 qualche ora fa, insomma, di Xmuri Imbecille, la parodia che ha fatto sulla canzone di Fedez. Come è sta canzone, ragazzi? Vi ricordo che iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanellina, condividete questo video a tutti quanti i vostri amici, iscrivetevi perché il 60% se non è ancora iscritto al mio canale, raccomando. E manco di circa 8 iscritti, ragazzi, per i 12.700. Dobbiamo arrivarci, quindi dai. Adesso, ragazzi, direi di iniziare. Faccio una storia sul letto con l'effetto. Perché ragazzi hai disegnato i punti sulla faccia? Io che mi nascondo il difetto, c'è il trucchetto. Non parlo spesso nelle storie perché balbetto. Complimenti, pure io balbetto. Ti capisco. Ma quanto spacco su TikTok col mio perché è sto balletto? Raga, vediamo il balletto rallentatore. Mi è arrivata una notifica stanotte alle 2. Ho guardato il tuo profilo, sei del 52. Però io non... Complimenti. Vivere e arrivare i propri casi, vedi il mondo a vivere nuove avventure, cuoricino. Non disdegno e ti commento, ti posso prendere stasera. Giambitrazia, che giambit, ecco che giambitrazia. Ti porto in centro. Scendo da casa con i sandali e con... No, regà, cosa ho appena visto, guardate. Aspettate, se torniamo qua un po' indietro. Chi indossa mai i sandali con le calze? Chi li indossa mai? Adesso voi mi dite chi li indossa. Adesso voi mi dite chi li indossa, raga. Adesso voi me lo dite. Poi ci ripenso meglio le Hogan del 2003. Sono sicuro che stasera io ti stupirò con la camicia leopardata. Non puoi. Ci sta, bello. Scendi di corsa dai gradini, ma quando ti giri hai l'espressione un po' schifata e vedo che già ridi. Prendo coraggio e mi presento. Che ecco, si può sapere perché stai ridendo. Quando ti ho trovato sembravi Pier Jumpit. Ti credevo il più bello del mondo. Dalle foto mi sembravi un sogno. Ma in realtà fai cacare il naso grosso e denti viola. Mettiti in testa un sacco, credi di essere chic. E invece sei proprio imbecille. E invece sei proprio imbecille. Sei molto carina, beh. Provo a darti la mano, ma tu sei... La ma ti provo dalla mano, ah, no, perché non mi dissocio. Sembri sempre più schiva, se... Cosa si è messo in faccia per fare sto effetto strano, ma... È infastidita. Pensavo non vedessi l'ora di uscire con me. E ti ricordo il primo like è partito da te. Mi spieghi perché fai così? Please, non parli, sei arrivato al quarto drink. Drink. Quando ti ho trovato sembravi... Perché macchina è? No, fuck tu, devi essere di qua sopra dietro. Quando ti credevo il più bello del mondo, dalle foto mi sembravi un sogno, ma in realtà fai cacare gente. Sto un sacchetto stasera con le Hogan e Carrera. Credi di essere chic, invece sei proprio imbecille. Ma io mi immagino la scena quando la gente passa vicino a loro. Cosa pensano? Ok. E invece sei proprio imbecille. Sabato sera vado in bianco pure. Stasera ti ho pagato il conto, ma non ti basta e per di più. Dici che sono imbecille. Sabato sera vado in bianco pure. Stasera ti ho pagato il conto, ma non ti basta e per di più. Naso grosso e denti viola. Non voglio più vederti dopo stasera. Mi fai schifo, sono seria. Mi sembravi Brad Pitt e invece sei proprio Brad Pitt, mamma mia. Imbecille. E invece sei proprio imbecille. Imbecille. No, il braccio in fronte perché... E mi ripeto, questo è Jack Jumpit, credo.
Era Jumpit, lo sapevo. Vabbè ragazzi, spero che questa reazione della parodia di X-Movie vi è piaciuta. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate like, attivate la campanellina, condividete questo video a tutti e quattro i vostri amici. Noi ci vediamo in un altro video. Da Mister del tutto. See you next time, baby.